guerra vera è questa, e per un giorno intero si è combattuta fuori dal poligono militare di Capoteulada, al sud della Sardegna. Lo scontro finale di una giornata di tensione e dopo settimane di contestazioni. Nell'isola dal 21 ottobre si svolge la più grande guerra simulata organizzata in Occidente da mezzo secolo. In campo 36.000 militari, 140 aerei e 60 navi da guerra. Alla Trident Juncture partecipano i 28 paesi dell'Alleanza Atlantica e 7 partner. È la prova di forza da far arrivare alla Russia di Putin. Non vogliamo che la nostra terra sia deturpata dall'esercitazione della Trident. Serve la nostra terra come base militare al centro del Mediterraneo. La protesta in Sardegna è cresciuta giorno dopo giorno e ieri in centinaia si sono ritrovati intorno al poligono. La contestazione si unisce alla vecchia polemica sulle servitù militari. L'isola ospita il 65% delle basi italiane e sulle contaminazioni dei terreni non si è mai fatta chiarezza. Che girano nel nostro territorio fanno male a tutti, cioè quindi è di tutti la responsabilità. Cosa volete dire voi qua oggi? Che noi non vogliamo tutte queste servitù militari, e siccome noi siamo per la pace non per la guerra, eccoci presenti qua. Il grano contro le armi? Il grano contro le armi, la nostra arma non violenta. 250 uomini hanno blindato la base e per tutta la giornata l'esercitazione a Teulada è andata avanti senza ostacoli. Gli scontri con le forze dell'ordine hanno provocato qualche ferito, ma un gruppo di manifestanti è riuscito a oltrepassare le recinzioni. Ma a Teulada c'è anche chi sta dalla parte dei militari. Noi siamo nati qua e cresciuti da loro e ci mangiamo con loro. Adesso non capisco perché non vogliono i militari. Io non lo so perché non li vogliono. Comunque non va bene. I militari ci devono stare.